Benvenuti a questa nuova edizione di Made in Italy in pillole, programma che dà voce alle aziende impegnate in questo difficile momento. Abbiamo con noi in collegamento il signor Matteo Mastellari, titolare della Mastellari Colori. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Se lei potesse formulare una domanda allo Stato, che cosa chiederebbe per il suo settore e per le imprese in generale? Per me la cosa importante nei confronti delle imprese è che lo Stato formuli con chiarezza tutto quello che ritiene utile di poter fare per aiutare le imprese. Nell'ultimo periodo abbiamo assistito sì al moltiplicarsi di decreti e di cercare sempre delle strade alternative, però riteniamo che la cosa principale che loro debbano fare in questo momento è essere, naturalmente, aiutarci in maniera materialmente cospicua e in maniera tangibile, ma soprattutto che ci voglia chiarezza e con minore burocrazia. La burocrazia è quella che sta veramente attanagliando tutti i settori, anche quello più importante, abbiamo visto, della sanità. Ma lei questo decreto Cura Italia lo condivide o avrebbe portato delle modifiche? Diciamo che in linea di massima mi sembra che sia stato formulato come spirito e come impronta generale abbastanza bene. E l'ho trovato poco dettagliato e poco preciso su alcuni aspetti. Ci sono attività dopo 2-3 giorni che il decreto era uscito dove ancora non si capiva bene se potevano tenere aperti o no. Il codice Ateco sì, sono dei codici importanti, sono dei codici ormai però già un po' vecchi come concezione, e quindi si poteva essere sicuramente più chiari sotto questo aspetto. Per il resto diciamo che è un decreto che dovrà essere sempre modificato gradualmente a seconda delle esigenze del momento. E di come andranno le cose sicuramente. Sì, potrà essere, sicuramente, dovrà essere tarato quasi settimanalmente su quelle che sono lo sviluppo della situazione. Ecco. Noi ringraziamo il signor Mastellari, le facciamo tanti auguri per la sua attività e per tutto il resto, e diamo appuntamento ai nostri telespettatori per il prossimo appuntamento di Made in Italy in pillole.